Paolo Montalto, una sintesi di questi 5 giorni di festa della sinistra qui a Catania. Ma sono stati 5 giorni straordinari di innanzitutto militanza, passione e impegno delle compagne e dei compagni. 5 giorni straordinari per il livello del dibattito politico, per la partecipazione della gente, per il valore che ha l'aggregazione in questa città, la libera aggregazione in questa città. E sono stati 5 giorni straordinari perché abbiamo fatto questa festa nel cuore della città, un cuore di una città abbandonata ma che ci ha accolto con tutto il suo calore, tutto il suo affetto e tutta la sua straordinaria capacità di gratificare chiunque in questa città faccia le cose nei quartieri popolari, nelle nostre piazze, ripeto, in quello che è stato il cuore della nostra città. Stasera chiudiamo con Paolo Ferrero, con un concerto eccezionale, quello degli UZ, e ci tengo a dire che in questa festa, dal punto di vista politico, la prima istanza che è emersa è quella innanzitutto di costruire da subito un'alternativa vera a queste destre, a chi governa il nostro territorio, a chi governa la nostra regione il nostro paese, di costruire un'alternativa che abbia le sue fondamenta nel sociale, nei conflitti, nelle lotte e nelle battaglie. Sono state tante proposte, si sono intrecciate tante esperienze, ci sono stati tantissimi contributi e una partecipazione di tutte le esperienze di battaglie, di lotte e di conflitti che abbiamo incontrato nella nostra attività politica. E quindi è emerso questa grandissima, straordinaria istanza di costruire veramente un'alternativa, ma anche la convinzione che questa alternativa non può essere costruita solo nei confronti del centrodestra, ma anche nei confronti di un'opposizione troppo spesso silente, troppo spesso utile alleato di chi governa questa città, per costruire un'alternativa che sia vera, perché alcune logiche in questa città vengano sconfitte indipendentemente da chi le porta avanti, affinché Catania finalmente possa tornare libera e che i cittadini di Catania possano tornare liberi di amare questa città che merita tanto amore, ma che in questo momento purtroppo è sprofondata in un degrado al quale tutte e tutti dobbiamo impegnarci per farlo uscire. Io sono Rosanna Iello, precaria della scuola nonché collaboratrice scolastica. Vorrei ringraziare la Federazione della Sinistra che ci ha dato la possibilità di poter dire anche noi la nostra. A me stasera mi sarebbe piaciuto poter parlare di come migliorare la scuola pubblica statale che io e molti dei miei coetanei abbiamo avuto la possibilità di frequentare. Quella scuola che ha rappresentato uno dei pochi baluardi di uguaglianza e di democrazia, nonché unico volano di miglioramento socioculturale di molti noi proletari. E invece dobbiamo parlare di questa nuova scuola che è stata formata recentemente da questo nuovo governo, anche se però la colpa non è solo di questo governo, ma è anche dei vecchi governi che hanno posto le basi per fare in modo che gente come questa potesse fare tutto questo. Quindi ci ritroviamo davanti a una scuola profondamente classista, differenziata per possibilità economiche e per bagaglio culturale di partenza di ognuno dei clienti studenti, perché ormai i nostri figli non sono più degli studenti, ma sono dei clienti, tant'è che ormai vengono chiamati capitale. E a me questo dà profondamente disgusto, perché per me i miei figli non sono un capitale, ma sono delle risorse. E quindi praticamente ci ritroviamo a tutto questo. Quindi io adesso stasera, più di parlare di come cercare di migliorare questa nuova scuola, che a me sinceramente non va giù, io vorrei ripartire creando delle regole fisse per ricostituire, partendo dalla vecchia scuola, e per migliorare quella forma di scuola che era una scuola, anche se non perfetta, ma era di dimensioni umane. E quindi eliminare questa parola azienda quando si parla della formazione dei nostri figli. Quindi voglio dire che più che parlare di
di manifestazione, di cosa fare, di come migliorare questo schifo di scuola che ci ritroviamo. Io invece vorrei proporre delle regole fisse che qualsiasi governo si presentasse a noi dicendo che per loro la scuola è un argomento importante, e le condizioni non le vorrò che me le fanno loro a noi, ma dobbiamo essere noi a dare delle condizioni. E secondo me le condizioni basilari sono queste. Innanzitutto l'abolizione della legge 30, che rappresenta che ha aperto le porte alla precarietà a vita, perché rappresenta questo la legge 30, è la famosa legge Biagi, che praticamente con la scusa di creare lavoro momentaneo precario, in realtà da noi è diventata la condizione normale. Quindi o l'abolizione di questa legge o il miglioramento. E il miglioramento quale potrebbe essere, se non quello di creare degli ammortizzatori sociali nel frattempo dell'attesa delle immissioni in ruolo? Questa è l'unica cosa che noi potremmo accettare. Poi, secondariamente, come ho detto prima, l'eliminazione della parola azienda, che nessuno si permetta a snaturare questa grande istituzione che ci è stata data dai nostri padri. E quando dico questo non lo dico per retorica, ma perché è così. Ci sono state persone che hanno dato la vita affinché questo lo avessimo. Poi, quarta cosa indispensabile, come unico canale di reclutamento del personale della scuola, l'utilizzo di graduatorie statali provenienti da concorsi a titoli, da concorsi a esami, e quindi nonché l'utilizzo delle graduatorie ad esaurimento o permanenti che adesso esistono. Quindi con il divieto assoluto dell'esclusione di personale proveniente da cooperative private, perché come tutti sappiamo rappresentano lavoro clientelare. Questo non vuol dire che si voglia escludere le persone che lavorano tramite le cooperative, però è anche vero che se scelgono di lavorare tramite le cooperative devono sapere che nella scuola si entra tramite un concorso e che quindi bisogna aspettare i tempi, come abbiamo aspettato tanti di noi. Io penso di aver detto tutto quello che noi vorremmo che succedesse, e quindi questa è l'unica cosa che ci farà andare avanti. Grazie.